Gioco fermo, fermato dall'allenatore di Lube Macerata, Alberto Giuliani. Enorme il vantaggio accumulato dall'Itas Dietek Trentino, 21-15. La situazione nel primo set, dal 13 pari Trento ha realizzato un break di 5 punti a 0. Vantaggio che ha poi aumentato anche sul 20-14. Sicuramente meglio organizzato il gioco dell'Itas Dietek Trentino anche nelle prime fasi, quando le squadre procedevano punto a punto. Macerata riusciva sempre a salvarsi un po' per il rotto della cuffia, mentre Trento svolgeva i suoi compiti con precisione e tranquillità. Questo ha dato i frutti poi dopo il 13 pari, come dicevamo, scusate, con l'importante break che mette Trento in una situazione di sicurezza per quello che riguarda questo primo parziale. 21-15, riprende il gioco col servizio di Kaczynski, riceve Zaitsev dietro per Starovic di Travizza, ma salvano in difesa i trentini e vanno di nuovo a punto con Stock. Palla fuori ma toccata dal muro avversario. 22-15 nel primo set della finale di Coppa Italia. La linea torna a Verona. Dotto, la linea ancora al Forum di Assago per la pallavolo. Per dare il finale del primo set, chiuso con un'ennesima schiacciata dell'opposto Ian Stocker, 25-17 il punteggio a favore dell'Itas Dietek Trentino sulla Lube Banca Marca e Macerata. A te, Dotto. Siamo al secondo time out tecnico del secondo set. Enorme il vantaggio dell'Itas Dietek Trentino, implacabile davanti alle difficoltà di Macerata che non passa più in attacco. Alberto Giuliani, allenatore dei marchigiani, ha mandato in campo praticamente mezza panchina, rilevato il palleggiatore titolare Travizza, c'è dentro Natale Monopoli, al centro sostituito Podraskanin, sta giocando Pajenk e sostituito anche l'opposto Starovic, dentro lo schiacciatore Coi, arrivato da poco a Macerata dopo la serie di infortuni, in prestito da Modena. La situazione sembra non cambiare, Itas Dietek Trentino conduce per un 7-0, il primo vinto nettamente 25-17 e in questo secondo parziale ha doppiato gli avversari. Al secondo time out tecnico 16-8 il parziale. La linea può andare a Pierpaolo Rivalta. Due cartellini gialli nel corso di questo secondo set, un punto per parte, una punizione a Macerata nella persona di Simone Parodi e quindi punto Trento, e una punizione per Stocker dell'Itas Dietek Trentino e dunque punto Macerata. La situazione ancora non è certificata dal tabellone ufficiale, adesso sì, 18-11 il punteggio attuale. C'è stata moltissima tensione, scintille sotto rete per una schiacciata di Simone Parodi che il primo arbitro ha decretato toccata dal muro avversario ancorché fuori, e le proteste di Trento hanno portato a discussioni sotto rete e quindi ai due cartellini gialli dell'arbitro Rapisarda, che ha punito i giocatori più accesi nella discussione. Si rigioca con l'attacco al centro, Rafael Birarelli. Rafael veramente impeccabile in questa finale di Coppa Italia, rimane sempre il divario enorme a favore dell'Itas Dietek Trentino, 19-11 il punteggio, con Trento che conduce anche per un 7-0 e la linea al basket a Pierpaolo Rivalta. 23-15 il punteggio col quale l'Itas Dietek Trentino conduce questo secondo parziale, conduce anche l'incontro per un 7-0. Appena sbagliato un servizio da Mattei Kaczynski, risponde Macerata con la battuta di Travizza, ma ancora una volta un attacco al centro ben servito Djuric da Rafael e quindi set ball per l'Itas Dietek Trentino, con Djuric al servizio e Uchikov in campo al posto di Ian Stocker. Il servizio di Djuric finisce fuori, 24-16, annulla da sé il primo dei set ball l'Itas Dietek Trentino, e sul 24-16 si prepara a servire Macerata col suo miglior battitore Ivan Zaitsev, per lui già 3 ace finora, ma è fuori questa battuta. 25-16 il punteggio del
secondo set, l'ITAS Diatec Trentino conduce meritatissimamente per 2-0 la finale di Coppa Italia. Linea Pesaro al basket. Cambiata la musica per la Lube Macerata con la nuova disposizione in campo dei giocatori. 4-6 il punteggio, 4-7 scusate il punteggio per a favore della squadra marchigiana, con tre attacchi di Ivan Zaitsev schierato nel ruolo di opposto, mentre come schiacciatore c'è Dick Coy, un punto per lui, ma attacchi che comunque hanno messo in difficoltà la difesa di Trento. Adesso l'errore al servizio è proprio di Dick Coy, punteggio 5-7, partita naturalmente aperta per quello che riguarda questo terzo set, con Trento saldamente avanti 2-0 e probabilmente in grado anche di prendere le contromisure a questa nuova formazione. La ricezione di Zaitsev, palla di là di prima intenzione di Dragan Travica, si caricano i giocatori di Macerata e si va al primo time out tecnico col punteggio 5 Trento, 8 Macerata. Trento naturalmente sempre 2-7-0, linea rivalta. Siamo sempre al terzo set, sempre Trento avanti 2-7-0, naturalmente 14-18 il punteggio del terzo parziale, con palla nelle mani di Macerata, nella fattispecie nell'attacco di Ivan Zaitsev, ed è il settimo punto personale per lui in attacco, a cui si aggiunge un ace solo in questo terzo set. 14-Trento, 19 Macerata, Trento avanti 2-7-0. A te Zauli. 21-24 set ball per Macerata nel terzo parziale, con Trento avanti 2-7-0 e battuta nelle mani di Ivan Zaitsev. Tiene Kaczynski, corre Rafael per Quantorena, in tuffo salva Simone Parodi e no, alza di nuovo per Zaitsev ed è una diagonale appunto nell'angolino del campo di Trento. 21-25, Macerata continua a sperare in questa finale di Coppa Italia che l'ITAS Diatec Trentino conduce ancora per 2-7-1. A te Dotto. Quarto set con Trento avanti 2-7-1, situazione 9 ITAS Diatec Trentino, 12 Lube Banca Marche Macerata. Time out chiamato da Alberto Giuliani, allenatore, scusate, da Radostin Stoichev, allenatore dell'ITAS Diatec Trentino, in linea Pesaro Pierpaolo Rivalta. 17-Trento, 18 Macerata. Trento aveva raggiunto di nuovo la parità sul 17 pari e adesso torna in parità l'ITAS Diatec Trentino grazie all'attacco del suo centrale Djuric. 18-18 nel il Verona, attenzione, il Verona chiude la partita. C'è stata un'altra azione di Cacia, poi è intervenuto sul pallone un compagno che ha messo alle spalle per la terza volta del portiere Colombi. Il Verona dilaga, Verona 3 Modena 1. A te la linea. 19° punto per la Lube Banca Marche Macerata col suo centrale Dragan Stankovic. 18-19 il parziale del quarto set, con Trento che conduce per 2-7-1. Macerata attenta alla clamorosa rimonta dopo la batosta dei primi due parziali, persi malamente, vinti meritatissimamente da Trento. Macerata si è aggiudicata il terzo set e adesso prova ad allungare la partita fino al tie break. In questo momento la ferma Uchikov, l'opposto di riserva che ha sostituito l'infortunato Ian Stocker. Di nuovo parità 19-19 al servizio il regista dell'ITAS Diatec Trentino, immenso in questa partita come in tante altre, e c'è l'ace di Rafael che porta in vantaggio l'ITAS Trento. No, scusate, c'è probabilmente la richiesta del controllo del video check. Siamo ancora sul 19 pari, dobbiamo aspettare la risposta della prova delle immagini, ed è dentro, era ace di Rafael, quindi vantaggio Trento, nettamente dentro la palla, nemmeno sulla riga come si può vedere dal maxi schermo a disposizione del pubblico qui al Forum di Assago. 20 Trento, 19 Macerata nel quarto set, Trento avanti anche 2-7-1 e la linea a Pesaro Pierpaolo Rivalta. Alta. Parità ancora, accesissimo finale di quarto set tra l'ITAS Diatec Trentino che conduce per 2-7-1 sulla
Lube Banca Marche Macerata nella finale di Coppa Italia, 22-22 il punteggio. Radostin Stojčev, allenatore dell'Itas Diatec Trentino, chiama il secondo dei time out discrezionali a sua disposizione. Macerata li ha già esauriti entrambi nel giro di due punti quando è stata raggiunta e superata dall'Itas Diatec Trentino, e questa parità propiziata dall'ennesimo attacco vincente di Ivan Zaitsev induce la panchina bulgara a fermare il gioco. Le squadre tornano in campo dopo i 30 secondi di sospensione e c'è Ivan Zaitsev al servizio per la Lube Banca Marche Macerata, 22-22 nel quarto set. Trento avanti 2-7-1, salta Ivan Zaitsev, rete. La palla colpisce nettamente la rete, 23-22, Trento a due punti dalla Coppa Italia, la terza sarebbe della sua storia, mentre Lube Banca Marche Macerata ne ha vinte 4. E tra l'altro Trento è detentrice in carica. C'è l'attacco di Macerata con Ivan Zaitsev, dentro la palla di Zaitsev. Vedrete che adesso ci sarà la richiesta di un controllo al video check, perlomeno i giocatori sollecitano la panchina a farlo, ma se trascorrono 7 secondi non si può più chiedere. Chiesto il video check da parte di Trento sulla palla che varrebbe il 24esimo punto se Trento avesse ragione, ma Trento non ha ragione, era dentro la schiacciata di Ivan Zaitsev, dunque 23-23 il punteggio il punteggio nel finale di questo set. Vediamo il replay del video check nel maxi schermo, nettamente dentro, almeno 20-30 centimetri. Quindi il punteggio è ancora di parità, 23-23 al servizio di Coi. Trento attacca al centro con Mitar Djuric e conquista la possibilità di giocare la palla del match. 24-23 in battuta va la sua bandiera. Il bulgaro Matej Kaczyński, 24-23 per l'Itas Diatec Trentino che conduce per 2-7-1. E la palla è una beffa per Macerata, ma è l'ace di Kaczyński, 25-23, 3-1 l'Itas Diatec Trentino. Conferma la Coppa Italia vinta nello scorso febbraio a Roma battendo la Lube Banca Marche Macerata, un successo costruito soprattutto sui primi due perfetti set di questa partita, poi il recupero nel quarto sul vantaggio di Macerata, il meritato successo dell'Itas Diatec Trentino, vincitrice della Coppa Italia 2012-2013. E la linea va al basket, chiedendo scusa Pierpaolo Rivalta.